Buongiorno a tutti, Filippo Andrea Diodovici da IG. Oggi le contrattazioni a Wall Street resteranno chiuse dopo la decisione della SEC, Securities and Exchange Commission, di tenere il Wall Street New York ferma proprio per l'arrivo della tempesta tropicale Sandy che ha già provocato 66 morti nei Caraibi. In rosso le borse europee. Riteniamo che il sentiment negativo sulle piazze azionarie europee sia legato in prevalenza ancora all'incertezza sull'evoluzione della crisi di Vittoria. Rimangono infatti ancora molti dubbi sulle condizioni e sulle tempistiche della richiesta di aiuti internazionali da parte del governo di Madrid, necessaria per sbloccare il piano di salvataggio europeo. Per quanto riguarda il mercato italiano, in forte calo il FTSE MIB, molto debole il comparto bancario, sulla scia della crescita dello spread BTP Bund, legato anche all'incertezza politica dopo le dichiarazioni di Silvio Berlusconi su una possibile decisione da parte del PDL di ritirare il sostegno al governo Monti. Bene invece Saras, che beneficia dell'upgrade deciso da Bank of America Merrill Lynch, l'upgrade del miglioramento della raccomandazione a buy. Per quanto riguarda il mercato valutario, ancora segnali di debolezza per l'euro-dollaro che si mantiene al di sotto di 1,29, al momento si trova a 1,2870 e sembra orientato al possibile test a 1,28. Per quanto riguarda il mercato obbligazionario, ottimo il collocamento di bond a brevissimo termine. Il Tesoro italiano infatti è riuscito a assegnare 8 miliardi di euro in botta a 6 mesi con un rendimento in calo all'1,347 dall'1,50 dell'asta precedente. Ebbene anche il bid to cover ratio. Concludiamo osservando il mercato delle commodities con l'oro che è poco mosso, 1.711 dollari l'oncia, e il petrolio invece in calo a 85-40 dollari al barile. Sempre il deprezzamento delle quotazioni del greggio è legato proprio all'arrivo dell'uragano Sandy che potrebbe colpire notevolmente la domanda di oil. Bene, con questo è tutto, vi auguro una buona giornata.